Bentrovati amici telespettatori, bentrovato Fra Ezio in questo nostro appuntamento con Verso gli Altari. Ti ritroviamo in presenza quest'oggi. Bene, Nicola, ben ritrovati cari amici e fratelli e sorelle di Padre Pio TV. Allora, abbiamo la possibilità anche questa settimana davvero di addentrarci nel merito di figure che conosciamo, che ci sono molto vicine. Altre ne scopriremo, virtù e soprattutto insegnamenti. E poi andremo a prepararci anche alla giornata di domani, che segna una tappa fondamentale, anche per altre figure che abbiamo già imparato a conoscere. Domani grande festa a San Pietro per una serie di canonizzazioni davvero importanti. Ed avremo la possibilità da Piazza San Pietro proprio di un collegamento per scoprire una di queste figure. Ma vogliamo iniziare, Fra Ezio, con il nostro ambito più vicino, è vero? Chiaro, dobbiamo trattare subito di una figura a noi molto cara, anche dal punto di vista, diciamo, provinciale, che è quella di Fra Modestino. Torniamo a parlare nuovamente di Fra Modestino e lo faremo nuovamente con Fra Nazario, alla quale do già il benvenuto. Dovrebbe essere in collegamento con noi, Fra Nazario. Fra Nazario, pace e bene, Buongiorno, ben ritrovato. pace bene. Ecco, ti ringraziamo ancora per la tua disponibilità e oggi riprendiamo a parlare di Fra Modestino per una cosa che è totalmente particolare di Modestino perché è l'acquisita da Padre Pio. Il mese di maggio, il mese di Maria, il Santo Rosario. Illuminaci. Allora, giusto qualcosa perché i telespettatori che saluto tutti di cuore devono sapere che mi hanno fatto preparare su alcune cose anche per non girare a vuoto e qualcosina l'ho cercata riguardante il rapporto di Fra Modestino con la Vergine Maria e c'è una cosa che mi è piaciuto tirare fuori soprattutto dagli scritti inediti. Fra Modestino, voi sapete che ha i suoi diari, che ancora sono inediti, e poi abbiamo gli scritti editi, e tutti questi sono allo studio dei censori teologi, una parte del tribunale che deve studiare la vita, le virtù di Fra Modestino da Pietrelcina. Ebbene, mi sono addentrato in uno di questi quaderni. E ho trovato una bella riflessione che veramente si apre ad un tutto tondo importante per conoscere qualche cosina bella di Fra Modestino. E la pagina è del maggio 75, quindi siamo in apertura del mese di maggio, e lui scrive: "Nell'incominciare il mese di Mammina Celeste, la Mammina Celeste, avevo messo tutte le intenzioni di farlo con fervore, ma il Signore destinava diversamente, facendomi svegliare tutti i dolori che sembravano una cosa eccessiva." E quindi Fra Modestino inizia con un buon proposito il mese di maggio e poi si affida al buon Dio, il quale aveva stabilito di associarlo alla croce di nostro Signore Gesù Cristo. Ogni sorta di disturbo fisico. E sappiamo che già Modestino non era molto vecchio, a 75, aveva i suoi 55 anni, più o meno l'età mia, io ne ho due in più in questo momento, però essendo stato uno che aveva lavorato nei campi, aveva fatto poi nella vita religiosa tanti sacrifici come fratello Questuante, qualche malanno era arrivato. Però Fra Modestino non si perde di coraggio e dice che mentre il diavolo faceva la sua parte, io offrivo tutte queste sofferenze per le anime, accompagnato dal Signore, dalla Mammina Celeste, e qui mi sembra di risentire e rivedere Padre Pio, e dallo stesso Padre Pio. La Madonna, Gesù, Padre Pio non mi hanno mai abbandonato. E questo ci fa capire anche come la sofferenza di Modestino
sia in collegamento con quella di Padre Pio, proprio con quella della la salvezza delle anime. Quindi siamo nella piena conoscenza di Gesù Cristo, di Padre Pio, e quindi iniziamo a scorgere questa assimilazione al progetto che il Signore aveva su Fra Modestino. Questo è il mese di maggio, così come lo inizia Fra Modestino nell'anno 1975. Ecco, Padre Nazario, abbiamo sentito appunto di questa assonanza anche nel modo di nominare la Vergine Santa con Padre Pio, questi vezzeggiativi tipici di Padre Pio nel chiamare la Madonna Mammina Celeste, la dolce Mammina. Ecco, anche in questo sicuramente Fra Modestino ha tratto un insegnamento importante, una devozione, potremmo definirla davvero filiale nei confronti di Maria. È vero questo. E questo poi lo possiamo vedere anche nella recita del Santo Rosario. Noi sappiamo molto bene, no, che Padre Pio ha insegnato a Damiano Fucci, quando era ancora Damiano Fucci, a fare riferimento alla Madonna. E devo dire una cosa che mi ha sempre colpito anche nella vita, durante la vita di Fra Modestino, e anche durante il percorso che ha portato Padre Pio agli onori degli altari. Fra Modestino, insieme agli altri confratelli di San Giovanni Rotondo, della comunità di San Giovanni Rotondo, ogni sera scendevano sulla tomba e nella cripta, no, chiaramente, no, di Padre Pio, quando ancora era in Santa Maria delle Grazie, per chiedere la intercessione di Padre Pio, e quindi univano su quella tomba e su quella sul corpo di Padre Pio tutte le intenzioni che per Gesù Cristo. Ecco. Quindi c'è questo legame, no? Quindi Padre Fra Modestino ha imparato, ma poi ha esportato, tra virgolette, la preghiera del Santo Rosario ai figli spirituali di Padre Pio. È stato un buon tramite, quindi Padre Pio che consegna la corona del Rosario a Fra Modestino pochi giorni prima che lui morisse. Questa è una bella eredità che sentiamo di fare nostra e di trasmettere a quanti amano Padre Pio, amano Fra Modestino, amano la spiritualità francescana. Nazario, scusami se ti interrompo, su questa vorrei aggiungere, perché ascoltandoti anche di quello che dicevi prima, no? È l'eredità, in un certo qual senso, noi diciamo che questa nostra scuola d'amore la facciamo sotto la croce, perché sotto la croce impariamo ad amare. È quell'eredità che in un qualche modo Gesù ha fatto a quel discepolo amato. Donna, ecco tuo figlio, no? Mi piace guardarla in questa prospettiva. Ezio, ti aggiungo un'altra cosa, no? Che mentre in questi giorni leggevo un po' i quaderni di Padre Pio, mi è passato anche un'altra riflessione di Modestino sul Venerdì Santo, quando proprio sulla frase che tu hai appena enunciato, e Padre Pio, Fra Modestino dice... chi c'era sotto la croce, la sua mamma e il discepolo amato. Chi va al sepolcro, le donne. C'è questa anche tensione al femminile di Nostro Signore, verso Nostro Signore. E Fra Modestino ha coltivato anche delle anime belle, capaci di poter esprimere anche la ricchezza dell'animo femminile. Mi piacciono molto queste immagini, no? Speriamo al più presto c'è il progetto, no? Di rimettere in piedi la portineria di Fra Modestino. Chi ci metteremo dentro? Non lo so, nessuno, ma perché a noi interessa lui. Però siamo ben intenzionati a risistemare la portineria di Fra Modestino. Un luogo importante che sicuramente richiama l'accoglienza, ma soprattutto alla preghiera.
Un'ultima annotazione, Padre Nazario, riguardo quello che ci leggevi poc'anzi, un riferimento anche all'accettazione delle sofferenze che Fra Modestino avvertiva proprio in questo mese. Potremmo definirlo anche una sorta di fioretto, restando in tema. Penso di sì, penso di sì. Se la quinta stazione della Via Crucis di Francesco Messina ci presenta il Cireneo di tutti, no? E che era Padre Pio, Fra Modestino volentieri ha posto la sua spalla sotto la croce di Nostro Signore. E allora, volendo aprire anche questo spiraglio sulla croce di Fra Modestino, diciamo che lui ha portato la croce insieme alla Madonna. Questo non lo perdiamo mai di vista, anche nei suoi scritti, quando vedremo di poterli redigere tutti. Adesso sono sotto la lente di ingrandimento dei teologi censori, ma una volta che otterremo il placet vedremo anche di poter far emergere tutte queste perle di spiritualità. Perché non vi sembri strano che Fra Modestino abbia scritto tanto? Abbiamo oltre 60 quaderni e ci sono delle belle riflessioni, molte che riguardano Padre Pio, molti che riguardano anche alcuni aspetti della sua vocazione laicale, cioè nell'ordine dei frati minori, il suo servizio, anche le sue devozioni, la capacità di meditare anche sul Vangelo, tante cose. Fra Modestino è stato un po' un punto di riferimento. Posso aggiungere una cosa, Nicola, sì, su quella portineria? È vero che era il luogo dove Fra Modestino si immolava, no? Nella sua quotidianità, perché non è uno scherzo, dalle 9 del mattino fino alle 7 della sera con le piccole soste, ma che soste erano quelle della preghiera, dove anche Modestino lavorava molto, cioè si impegnava molto, non era un semplice riposo. La preghiera è anche fatica, no? È anche sofferenza, entrare nel mondo degli altri. E Fra Modestino, per esempio, io quando vedo la portineria di Fra Modestino, penso sempre, ne ho fatto esperienza, era il luogo dove lui incontrava, no? Accoglieva, incontrava, dove assumeva anche tante sofferenze, soprattutto, e l'abbiamo già detto in un'altra occasione, ma penso che sia specifico di Fra Modestino, quelle donne che non riuscivano ad avere i bambini, Fra Modestino si caricava anche di queste sofferenze, di questi desideri, e poi si portava su al coro delle stimmate per presentarle al crocifisso. Sono figlie tue, veditela tu, esaudisci le loro preghiere. Lo diceva in maniera forte. E abbiamo, come ho fatto vedere in un'altra occasione, i book fotografici con i bimbi nati per la preghiera, l'intercessione di Fra Modestino da Pietrelcina. Sicuramente una bella immagine anche questa, Padre Nazario. Noi purtroppo ti dobbiamo salutare anche in questa occasione che ci ha dato un altro assaggio della grande spiritualità di Fra Modestino. Frezio, noi ci dobbiamo fermare per una pausa. Continuiamo a sentirci in comunione. Ringrazio voi di Padre Pio TV, Ezio, ti saluto di grazie cuore. Grazie di cuore, grazie Nazario, per questi squarci che mi offrite, perché possiamo aprire la spiritualità, la conoscenza della spiritualità di Padre Pio ai nostri telespettatori. Ancora, vi abbraccio grazie. Tutti in comunione di preghiera con Maria. Grazie ciao. Di cuore, pace e bene, ciao, Nazario. Allora, linea alla regia, poi torneremo ancora insieme per parlare di un altro cappuccino. Bene, torniamo insieme. Come vi dicevo, vogliamo ora conoscere la figura di un altro frate cappuccino. Si tratta di Fra Gioacchino La Lomia e vediamo subito una scheda biografica introduttiva. Gaetano La Lomia nacque a Canicattì il 3 marzo 1831.
in una famiglia appartenente a un nobile casato di proprietari terrieri. Di carattere vivace, rimasto presto orfano di padre, ricevette dalla madre un'educazione adeguata al suo ceto sociale, ma improntata ad una forte pietà religiosa e a una viva carità verso i poveri. A 21 anni, profondamente colpito dalla predicazione dei frati cappuccini durante una missione popolare nella sua città, fece scalpore la sua ferma decisione di consacrarsi all'amore di Dio e del prossimo come figlio di San Francesco. Vestì l'abito cappuccino presso il noviziato di Agrigento, assumendo il nome di Fra Gioachino Fedele da Canicattì, e nel 1853 emise la professione solenne dei voti religiosi nella provincia cappuccina di Palermo. Avviato agli studi di filosofia e teologia, nel 1855 fu ordinato sacerdote e nel 1861 ricevette la patente di predicatore. Nel 1864, avvertendo il desiderio di evangelizzare i popoli ancora ignari del Vangelo, fu inviato a Roma e quindi in Corsica per prepararsi alla missione Ad Gentes. Partì nel 1868 per il Brasile, dove inizialmente fu destinato come cappellano militare sulle navi impegnate nella guerra contro il Paraguay. Nel 1871 si addentrò nella foresta amazzonica, collaborando per 9 anni come coadiutore alla fondazione di 5 villaggi stanziali per l'evangelizzazione degli indios. Nel 1880 ragioni di salute lo costrinsero a ritornare in patria, dove si aprì una nuova pagina del suo apostolato. Padre Gioachino fu accolto con onori festosi a Canicattì, dove nel 1881 ottenne la concessione di una chiesa rurale dedicata alla Madonna della Rocca, avviando nel terreno circostante la fondazione di un conventino, nel quale a partire dal 1882 venne impiantata vita regolare. Per 25 anni nelle province di Agrigento e di Caltanissetta fu predicatore della parola disadorna e appassionata che conquistava le folle. Fu confessore che riportava i peccatori induriti all'abbraccio del Padre. Fu il fustigatore accanito del malcostume e della bestemmia. Fu il pacificatore delle famiglie in lite e dei conflitti civili. Fu il protettore dei poveri che assicurava il pane e il lavoro. Lui, che in Brasile era stato apostolo di civiltà, divenne in Sicilia apostolo di carità. Austero e generoso, umile e buono, amante della preghiera, la sua santità di vita attrasse ogni genere di sofferenti e di bisognosi, che si rivolsero a lui chiedendo preghiere e benedizioni. E il Signore volle confermare la fama del suo servo concedendo alla sua intercessione le grazie della salute, della provvidenza e della speranza. Padre Gioachino attribuì sempre gli eventi prodigiosi che lo accompagnarono all'intervento della Mamma Celeste, di San Francesco, di San Giuseppe, di Santa Filomena, ma segni innegabili testimoniarono una particolare predilezione divina nei suoi confronti. Guarigioni, preveggenza, scrutazione dei cuori, dominio sugli elementi, trasferimento istantaneo. Morì a Canicattì il 30 luglio 1905, amato e compianto da tutti. Ed ecco in collegamento con noi a parlarci di questa figura cappuccina di Padre Gioachino abbiamo Fra Augusto Magno, direttamente collegato dalla sua celletta. Pace e bene, Padre Augusto. Pace e bene, pace e bene. Allora Augusto, donaci la grazia di questo tempo per conoscere questa bella figura. A te la parola subito. Beh, la scheda biografica che avete ascoltato è la sintesi della vita di Padre Gioachino. Non c'è molto più da aggiungere, ecco, io stesso la stesura proprio per poter dire tutto già in questa. Sicuramente Padre Gioachino è una figura affascinante. Io stesso, venendo in questa fraternità, nel convento di Canicattì, e ancora non conoscendolo, sono qui da quasi 3 anni, ecco, io stesso ho avuto modo di innamorarmi di lui. È una presenza viva, una presenza che ancora oggi si fa sentire e ce lo testimonia il grandissimo numero di pellegrini sia locali sia dall'estero che ancora oggi vengono a visitare la sua tomba nella nostra chiesa o che ci scrivono, ci contattano comunicandoci le grazie ricevute o implorando da lui l'intercessione e la benedizione. Ecco, possiamo dire, Fra Augusto, che è quella di Padre Gioachino una
figura straordinariamente attuale, soprattutto per ciò che concerne quello che stiamo vivendo, la figura di un pacificatore che ha conosciuto bene la sofferenza e gli orrori della guerra. Sotto questo punto di vista, ecco, un focus appunto su quella sua esperienza in Sud America. Sì, padre Gioacchino, suo malgrado, appena giunto in Brasile come missionario, insieme a tutti gli altri missionari cappuccini dell'epoca, venne nominato cappellano imperiale per la Marina militare e stiede insieme, alle truppe di Marina per circa 2 anni, accompagnandole appunto nel loro progressivo avvicinamento e progressiva conquista, del Paraguay, nella guerra tra il Brasile e il Paraguay. E nella sua esperienza si prese cura, ecco, fondamentalmente dei militari fino a che non giunse alla conquista della capitale del Paraguay, Asunción, la cura, delle anime dei militari. E una volta giunto ad Asunción, quindi quando uscì fuori dalle zone di battaglia in qualche modo, mentre la guerra continuò ancora per un anno, iniziò a predicare nella cattedrale di Asunción in lingua portoghese ai militari che erano lì stanziati e iniziò a svolgere il suo ministero sacerdotale per quello che gli era possibile, quindi le confessioni, appunto la predicazione, il buon esempio e anche la correzione dei cattivi costumi dei soldati. Si narrano alcune vicende della sua presenza sul campo di battaglia. Ve ne accenno soltanto ad una che è rimasta emblematica in qualche modo. Durante un'azione di battaglia sul terreno, un generale a cavallo voleva lanciare i suoi soldati all'attacco dei nemici. Padre Gioacchino lo scongiurò di fermarsi, ma quegli non lo volle ascoltare. Fatti pochi metri, fu raggiunto da una pallottola. Allora, caduto a terra, ferito mortalmente, mentre era agonizzante, padre Gioacchino poté subito corrergli incontro e dargli insomma, gli estremi sacramenti e dargli anche l'ultima parola di consolazione per la sua morte santa. Ecco, fra Augusto, questo mese, il mese di maggio, è un mese tipicamente mariano, ma potremmo dire che è un mese tipicamente cappuccino. Ti chiederei anche in questo ultimo tempo che ci rimane a disposizione, purtroppo dobbiamo rispettare i canoni anche televisivi, di lanciare un messaggio che possa, ecco, far innamorare anche i giovani di questa bella figura cappuccina, perché vediamo anche una certa somiglianza per quanto riguarda la barba veneranda, no? Barba Dici. cappuccina, c'è solo quella Dai. come sostanza tra me e lui, sicuramente. Beh, padre Gioacchino, come è ricordato qui nelle terre della devozione nei suoi confronti, nacque ricco, visse povero, morì santo. Nacque ricco per le sue origini, naturalmente, che non rinnegò mai, ma ne rinnegò le logiche, perché preferì vivere da povero per potersi accostare ai poveri. E fu veramente padre per i poveri, sia i poveri bisognosi, materialmente, per i quali cercò sempre di provvedere pane e provvidenza, quindi anche, procacciando il lavoro, sia per i poveri moralmente, per i quali fu sempre un padre accogliente e misericordioso per riconciliarli con Dio. E questo lo fece amare dalle grandi, grandissime folle che, alle sue predicazioni popolari nei tanti comuni che circondano Canicattì, sia sull'Agrigentino sia sul Nisseno, ecco, lo accoglievano veramente come un nume tutelare in qualche modo. Ci narrano le testimonianze di accoglienza che oggi si attribuirebbero soltanto alle rockstar, ecco, o ai grandi personaggi televisivi. E le folle ascoltavano la sua predicazione, si commuovevano e si lasciavano riconciliare con Dio. Questo sicuramente è un messaggio che può essere uno sprone anche oggi. Lasciarci riconciliare con Dio, ma anche se Dio ci chiama alla vocazione, alla vita consacrata e al sacerdozio, diventare strumenti dell'amore di Dio, della misericordia di Dio, perché tutti i popoli, perché tutte le folle, perché tutti coloro che si possono accostare a noi, ecco, in noi trovino la possibilità di riconciliarsi a Dio e di fare esperienza della misericordia e dell'amore.
Ti ringraziamo allora Augusto per questa opportunità che ci hai dato a questa scuola d'amore, noi la chiamiamo così con Nicola, spesso parliamo di una scuola vera e propria d'amore dove noi siamo qui per imparare attraverso queste figure di santità. Ringraziamo te ma ringraziamo anche Fra Luigi che è dietro le quinte a riprenderti e che ha dato l'opportunità anche di avere questo collegamento. Grazie di cuore ad entrambi, che il Signore vi benedica per quello che fate. Pace e bene. A voi, pace e bene. Allora, noi ci fermiamo per qualche istante, poi torneremo ancora insieme per la terza parte del nostro programma e con una figura straordinaria di fondatrice. Eccoci, sì, siamo in fase appunto di prove perché, come potete capire, ve l'avevamo detto anche all'inizio, Fra Ezio, siamo in collegamento, forse possiamo già vedere appunto le prime immagini, con Suor Monica Belussi che è lì per questo giorno di festa che si vivrà domani insieme a tante altre belle realtà. Vogliamo conoscere la figura di Madre Maria Domenica Mantovani. Lo facciamo subito con una scheda introduttiva, poi torneremo con Suor Monica per approfondire la sua figura. Maria Domenica Mantovani nasce a Castelletto di Brenzone, in provincia di Verona, il 12 novembre 1862, da Giovanni Battista Mantovani e Prudenza Zamperini, primogenita di 4 figli. Dal 1877 accoglie la guida spirituale di Don Giuseppe Nascimbeni, prima curato e poi parroco di Castelletto. Egli la consiglia e la guida nel realizzare il desiderio di consacrarsi totalmente a Dio. L'8 dicembre 1886, solennità dell'Immacolata Concezione di Maria Santissima, a 24 anni emette il voto di verginità davanti alla statua dell'Immacolata di Lourdes. Accetta l'invito di seguire Cristo nella vita religiosa, fidandosi del suo parroco che vuole istituire una nuova congregazione per la sua parrocchia. Compiuto un mese di formazione presso il monastero delle Terziarie Francescane di Verona, emette i voti con altre 3 giovani e diventa la prima superiora della nuova istituzione. Fornì un contributo essenziale nella stesura delle costituzioni che si ispiravano alla regola del terzo ordine francescano, come pure nella formazione delle religiose, in un'attività complementare a quella del fondatore, del quale fu sempre fedele interprete ed esecutrice delle sue intuizioni e progetti. Dalla morte di Nascimbeni, Madre Maria Domenica Mantovani regge l'istituto, ripetutamente rieletta superiora generale. Al momento della morte, avvenuta il 2 febbraio 1934, poco più che 71enne, le suore sono 1200. È beatificata a Roma da San Giovanni Paolo II il 27 aprile 2003. Sarà canonizzata a Roma da Papa Francesco il 15 maggio 2022. Proprio di questa data storica vogliamo parlare con Suor Monica Belussi, che si trova, come vi dicevamo, in piazza San Pietro in preparazione a questo evento. Ben trovata, benvenuta tra noi, Suor Monica. Grazie, grazie, bentrovati. Sicuramente la felicità traspare dai suoi occhi dal sorriso anche. E dal sorriso sicuramente. Siete presenti lì ovviamente in questa giornata che precede la canonizzazione anche per fare delle prove sulla liturgia e sulla celebrazione. Ecco, qual è il clima che si respira nella vostra realtà, nel vostro istituto? È un clima senz'altro di grande gioia, di grande emozione e commozione e anche di grande lode e ringraziamento al Signore che ci ha donato questa figura straordinaria di donna e di suora, che ci ha lasciato una testimonianza molto forte che anche oggi parla a tante persone. Ecco, Suor Monica, ti chiederei subito di darci l'opportunità di vedere qualche pennellata di questa bella figura che è Madre Maria Domenica. Sì, è una donna molto attiva, molto intelligente, di buon senso. Viene da una famiglia semplice e povera, ma di fede granitica. Avrebbe voluto anche studiare, amava molto anche andare a scuola, ma purtroppo le condizioni della famiglia e anche la situazione dell'epoca non lo permettevano. Però, nonostante questo, lei, fidandosi della guida spirituale che era Giuseppe Nascimbeni, fondatore dell'Istituto delle Piccole Suore della Sacra Famiglia, ha fatto un cammino straordinario di santità nel quotidiano.
si è abbandonata con grande fiducia nelle mani del Signore, ha affrontato anche le difficoltà della vita, le prove, anche il dover guidare più di 1000 suore da sola dopo la morte del fondatore insieme alle collaboratrici. Ecco, nonostante anche molte difficoltà che ha dovuto superare, ha affrontato tutto con grande realismo, ma anche con grande fiducia, con grande speranza. Non si abbatteva mai, si rimboccava le maniche e si affidava alla Sacra Famiglia, che è sempre stata il suo punto di riferimento. Gesù, Maria, Giuseppe erano i suoi confidenti, erano il luogo teologico nel quale lei trovava pace, consolazione e sostegno. Ecco, abbiamo sentito, Fra Ezio, di questa santità del quotidiano che ritroviamo spesso nelle nostre puntate, anzi in tutte le nostre puntate, ma anche una santità della prossimità, è vero, Suor Monica? Sì, era una persona molto accogliente, sapeva ascoltare, aveva anche il dono del consiglio, c'erano anche sacerdoti, vescovi, che andavano a chiedere a lei consiglio per il loro discernimento. Lei, essendo in comunione con Dio, lei diceva: viviamo sempre alla presenza di Dio, ed era immersa in questo mistero di Dio. Diceva: come la spugna è immersa nell'acqua, così noi dobbiamo essere sempre in comunione con Dio. E questa profonda unione con Lui le permetteva di discernere e di essere anche consigliera per altri nel discernimento. E sapeva accogliere tutti, ascoltare anche le persone del paese che andavano a confidare le loro difficoltà. Lei accoglieva, ascoltava, sosteneva, incoraggiava e anche consigliava. Ecco, Suor Monica, io aggiungerei anche quello che diceva Nicola, no? La spiritualità, tu dicevi, molto legata a Giuseppe, Maria e Gesù. Questo dice l'ambiente della famiglia, dice anche l'ambiente della quotidianità, come diceva Nicola. Dice l'ambiente nascosto, aggiungerei pure, perché è lì che è cresciuto il nostro Signore, nel silenzio di quella casa. Ecco, io penso su questa dimensione che la spiritualità del quotidiano, la spiritualità del nascondimento, la spiritualità della casa abbia permesso appunto a Suor Madre Maria di poter vivere appieno questa sua spiritualità. E penso anche che il dono più grande che il Signore può fare a voi anche attraverso di lei è quello di una maternità che va vissuta nella quotidianità con le persone che a voi vengono affidate. Certo, sì, lei ha saputo vivere questo appunto spirito di familiarità, di semplicità, di accoglienza nelle diverse situazioni che le capitava di vivere. Lei è nata e vissuta praticamente tutta la sua vita in un piccolo paese, Castelletto di Brenzone, sul lago di Garda. E però dentro questo luogo, che era lontano, diciamo, dai centri, dai grandi centri culturali, anche spirituali, lei lì dentro ha saputo affrontare la realtà proprio con questo sguardo anche profondo e al tempo stesso lungimirante, però stando dentro le situazioni concrete di ogni giorno e avendo sempre come riferimento la famiglia di Nazareth, che diceva è anche un po' la stella polare, come diceva anche il fondatore, che deve guidare la famiglia. Ecco, un'ultima domanda, così la lasciamo ovviamente agli impegni di questa giornata intensa lì a Roma. Ecco, di cosa si occupa nello specifico il vostro istituto, seguendo il carisma di Madre Maria Domenica? Sì, diciamo che i due scopi per cui è nato l'istituto, le due opere principali, sono quella educativa e quella socio-sanitario-assistenziale. Però poi, diciamo, il fondatore e Madre Maria erano molto aperti alle necessità che via via si presentavano e quindi poi le nostre suore si sono occupate degli orfani, sono state nei seminari con i sacerdoti, con le persone disabili, quindi dove c'era un bisogno si cercava di rispondere. Oggi ci sono tante sfide nuove che ci propone la società e la Chiesa ci invita a rispondere a queste sfide. E quindi siamo aperte anche a nuove forme di apostolato, anche forme intercongregazionali, e poi la pastorale giovanile, la pastorale familiare, l'attenzione alla famiglia,
con tutto quello che questo comporta. Sor Monica, ti chiederei un'ultima carità, quella di poter lanciare da lì, da Piazza San Pietro, in questa carica di gioia, un saluto ai giovani che ci seguono, ma soprattutto un richiamo che possa appunto farli innamorare di Madre Maria. Sì, Madre Maria è stata una grande donna che ci testimonia una cosa, che Dio merita, perché nessuno come lui sa rendere bella e piena la vita. Quindi dico a tutti i giovani di non aver paura di aprirsi all'amore di Dio, perché lui fa della nostra vita un capolavoro come l'ha fatto per Madre Maria e per tanti altri santi. Grazie di cuore, Suor Monica. Grazie buon di cuore, lavoro veramente. E buona festa, grazie. Soprattutto per domani. Grazie. Tanti auguri, veramente. Grazie, grazie a voi. Arrivederci. Grazie. Che bella immagine. La felicità, ecco, nello sguardo, negli occhi, nel sorriso di Suor Monica, che rappresenta un po' il bello della santità di queste figure che andiamo a conoscere. Ma domani, in quest'ultimo minuto che abbiamo a disposizione, fra Ezio, vogliamo ricordare che ci saranno anche altre canonizzazioni, alcune delle quali le abbiamo conosciute proprio in questa nostra scuola d'amore, e in due casi particolarmente vogliamo soffermarci, due sorelle della grande famiglia cappuccina che appunto anche loro domani saranno canonizzate, Maria Francesca di Gesù al secolo, Anna Maria Rubatto, e poi un'altra che avete già avuto la possibilità di conoscere precedentemente alla mia presenza nel programma Fra Ezio, ne avete parlato con Leonardo Fania, Maria di Gesù al secolo, Carolina Santo Canale, anche i cappuccini, quindi domani saranno sicuramente in Saremo festa. Saremo tutti in festa, ma tutta la Chiesa sarà in festa. Ed ecco Nicola, giungiamo verso la conclusione di questa nostra puntata e ci ricollochiamo verso il centro come al solito, ed ecco un impegno che ci possiamo prendere in questo mese di maggio è proprio quello del titolo che ci viene offerto, no? Verso gli altari. Noi dobbiamo recarci verso l'altare per poter comprendere il valore pieno dell'amore che ci è stato donato. Ha fatto bene Suor Monica a richiamare, perché ciò che conta per Dio è l'amore per i figli, il resto non ha valore. Per questo noi abbiamo un impegno grande. Qual è questo impegno grande? Quello di contagiare il mondo di amore, soprattutto. Ecco, il sorriso che aveva Suor Monica l'ha portato qui in studio, e io penso che sia arrivato anche a casa dei nostri fratelli e sorelle che ci seguono. È il nostro augurio più bello. E quindi, a conclusione del nostro programma, non possiamo che continuare col nostro continuo saluto finale, che è quello di pace e bene, pace che e auguriamo bene a tutti. Alla prossima.